Ragazzi, prima di lasciarvi al video, vi ricordo di passare anche dal canale di Seppi perché è uscita la rivincita, quindi dopo aver visto questo video andate sul suo canale per vedere il ritorno di questa sfida incredibile. E se raggiungiamo subito i 2000 mi piace, facciamo un altro episodio di questo genere con le immagini che ci manderete voi in direct su Instagram. Quindi mi raccomando, ritagliateci il tatuaggio su Instagram e mandateci a raffica le foto sui nostri profili Instagram. Trovate tutti i link in descrizione. Mi raccomando, passateci e ci vediamo col video. Ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe, benvenuti qui sul canale. Siamo tornati qui signori in compagnia dell'unico forse brainless che partecipa nei miei video ultimamente, forse, ormai è così, è fisso, Seppo. Bella raga, sempre qui, ritorno dopo settimane, anzi mesi, forse mesi. Forse sì. Anni, perché no, vabbè, 2017 anni. È l'anno scorso, quindi. Vabbè, allora se vuoi far subito le battute così, partiamo alla grande. Siamo qui ragazzi, come avete letto dal titolo, con l'indovina il calciatore dal suo tatuaggio. Tatuaggio, l'ho inventato adesso il titolo. Avremmo tre tatuaggi a testa da mandare al nostro avversario e contendente. E lui ovviamente con due tentativi e due domande a testa dovrà cercare di indovinare a chi appartiene quel determinato tatuaggio. Ovviamente speriamo che lui non mi ritagli l'occhio del tatuaggio come fa no, di solito. No, questa volta no, promesso. No, questa volta ogni video di questo genere no, questa volta promesso ti ho ritagliato il tatuaggio in intero. È una cagata pazzesca! Bene, io direi di iniziare. Ah, ovviamente, passate dal suo canale, non si sa quando, però passate dal suo canale perché uscirà anche il secondo episodio, quindi la rivincita. Non sappiamo esatto, chi la rivincita, mi raccomando, un bel pollice in su, dai, supportiamo queste belle serie in compagnia. Arriviamo a... Dai, 2000 ci arriviamo per questo, ci arriviamo a 2000. Tanto sì, non sì. Ci arriviamo. Adesso ci metto la mia faccia in bianco e nero, che sento, tanto non ci arriviamo. Tanto non ci arriviamo. Dato che sei l'ospite, come al solito, parto io. Parti tu, cioè ti invio io. Ah, ok, come vuoi, va bene. Ok. Allora, questa è facile. Ma siamo sempre così. È facile, ma non ti aspetteresti mai. Dici, no, non è possibile che quest'uomo ha questo tatuaggio. Ok, allora è uno zoom. Allora, ricordiamo che sono due tentativi a testa per indovinare e due domande. Perché in Teletubbies? Esattamente, quest'uomo c'è ha scritto tatuato. Gaia, quindi sicuramente la figlia. E c'è un ciucciotto, come vedi. Ma la maglia azzurra indica la sua maglia della sua, del suo club, della sua nazionale? Non lo so. È già la tua prima domanda. No, aspetta. Non ti rispondo stavolta, sappilo. Ah, io spero sia italiano, sennò è infamata. Allora, diciamo che ricordiamo che le domande comunque possono essere generiche, magari non chiediamo domande troppo dettagliate, magari alla fine già se chiediamo la squadra è già un po' più facile, quindi direi di eliminarlo. La zona è cioè è bicipite dopo la spalla, giusto? È già la prima domanda. Dimmi quando è una domanda, perché no, vabbè, ma dai, ma questo sì, si capisce, dai, è quello lì. Io mi fido che sia italiano, ti chiedo il campionato. Serie A. Ok, Serie A italiano secondo me. Facciamo tre domande, due tentativi. Va bene, va bene. Eh sì, perché è la pica più difficile. Potrebbe essere l'ignorantissimo cacciatore, ma non penso. Ma non sono sceso così in basso, comunque. Ti chiedo il ruolo, nel senso in generale, attaccante, centrocampista o difensore. Allora, se vuoi ti do addirittura il ruolo su FIFA. Sì, dai, quello è bello. CDC. CDC. Allora, potrebbe essere o De Rossi, Montolivo, non penso, c'è questo tatuaggio. Aspetta, ti chiedo se è italiano, che avevo questo dubbio, te lo chiedo. Mi chiedi se è italiano? Sì. E io ti dico che è italiano. È italiano. Io vorrei buttarmi, non so perché. Dai, uno la butto su De Rossi a caso. Ed è proprio De Rossi. No, davvero? De Rossi ha tatuato due Teletubbies, che non so se siano... Ah, era la maglia della nazionale. I due figli, non so se siano due figli, due Teletubbies, due figli, ma non ne ho idea, sinceramente. Non so per quale motivo abbia tatuato dei Teletubbies. Ok. Oh, che bel tatuaggio. Questi sono i tatuaggi che mi piacerebbe avere, ma che non farei mai. Allora, qui c'è già un indizio perché c'è il numero di maglia. Ok, sembra anche questa della nazionale, anche se... Potrebbe essere una tua domanda, questo? No. Ok.
Oh, questo è un 21. Se vuoi 21. Per questa ho un indizio bonus che però conta con i 3 che mi chiedi, che è molto importante, che però è particolare. Se vuoi usarlo, lo vuoi usare? Ma sì. È un trasferimento recente di questa finestra di mercato. Questo è importantissimo. Ah, di gennaio? 21. Cioè, non è che si siano trasferiti così tanti giocatori. Infatti. Quindi può essere Coutinho. Kurtić alla spalla. Non penso tu abbia preso Kurtić. Allora, dimmi il campionato e vediamo un po'. Barclays Premier League. Allora, ti faccio una domanda, ma ho un'altra domanda soltanto? Sì. Potrei farti una domanda del tipo, è un trasferimento interno alla Premier League o un giocatore che viene da fuori? Puoi fare quella domanda? No, parlavo da solo. È una maglia bianca, quindi o è inglese, una maglia dell'Inghilterra, o non, è una maglia... Ah, non sono stati spesi troppi soldi, però è importante. Guarda, ti faccio sta domanda, poi ci ragiono meglio. Sì. È un trasferimento interno che viene da fuori? Esattamente, un trasferimento interno. Interno. Che anche pur volendo spararti un nome, ma non so chi... Allora, analizziamo le squadre, no? Cioè, allora, Manchester City. Chi ha comprato? Non ha comprato nessuno Manchester City. Il Chelsea ha comprato... Ah, Barclay! Ma sono un idiota! Ma sono un cretino, 3 ore. Barclay. La tua risposta è 21, definitiva? Sì, al 21, Barclay. Grande Barclay. Era rarissimo anche lui, incredibilmente. Pari uno soffrendo. Sono stato un pareggio sofferto. Allora, la mia è complicata, cioè complicata. Ti aiuto, ok? Ti aiuto. Ok, vai. Sappi che ti aiuto. Allora, quella di sopra è ovviamente una data. È una data importante, che è stata importante per lui. Ok, secondo me è il minutaggio del gol, sicuro. Quello è il minutaggio del gol. Secondo tempo 47-47. Che ovviamente è realizzato da questo tizio qui. Che è italiano, perché è scritto in italiano, mi sa. Nel 2014, così, cioè è una data importante. Allora, guarda, è un evento, comunque diciamo un evento sportivo. Quello che in questo caso è segnato è l'ultima partita del campionato italiano del 2014, in cui una squadra in particolare con quel gol ti sta dicendo un bel po', eh. Ha deciso un derby, no? Non ha deciso un derby, però è stato importante per quella squadra ai fini di una di salvarsi, no? Contrario. O di una salvarsi o qualificazione. Non so. O salvarsi o qualificazione 2014. O mi ora parti in mente con le domande. Boselli che fa gol alla Samp da andare in Serie B. Non so, ma non è 14, è prima. Perché 13 aprile è presto per finire il campionato. Ah, è 13 aprile, lo sono andato a dire. Allora non era l'ultima partita. Ti chiedo il ruolo, magari è un difensore che è salito per metterla di testa, cosa ne so. Allora è un ala destra. Ala destra, quindi è proprio attaccante destra. Sì. Ala destra. Di una squadra importante, sì, si pensa, no? Sì. Allora, all'epoca importante, cioè, sì, una squadra che adesso è tra le... Vabbè, te lo sto dicendo. No, vabbè, ok. No, è dalla vabbè, prima parte. Dimmi solo, è la prima, cioè, la metà, allora, la parte sinistra della classifica. La sua vecchia squadra, cioè, quando ha segnato sto gol, attualmente è nella parte sinistra. Adesso, tipo, lotta per la salvezza in Serie A. Ah, davvero? Ti ho detto troppo, guarda. Vabbè, contalo come indizio questo. Adesso, sì, adesso in Serie A comunque sto giocando. Sì, sì, no, però... Adesso è giù, diciamo. È giù. No, è in Serie A, ma giù. Nel senso, sì, sì, sì. All'epoca era forte, nel 2014 adesso è giù. Analizza le ultime 3 o 4 della classifica. Ma così tanto? Benevento, Spal. L'altra neopromossa. Il Verona. Chi è? Cerci, no, del Verona. Era su col Torino. Ma Torino 2014? Vabbè, uno la butto su Cerci, tanto ne ho due. Uno la butto su Cerci. No, è già arrivato Alessio Cerci. È la seconda volta che la spara e la indovina. Alessio Cerci, mai visto, allora, quel tatuaggio. Allora, questo gol era il gol al Genoa, praticamente negli ultimi minuti. E con quel gol io so che comunque si era... Allora, non so se quella data non c'entra niente con il minutaggio, capito? Non so se siano due tatuaggi fatti in diverso. Però il 47-47, il gol che ha fatto all'ultimo secondo... E si è qualificato il Torino in Europa League. Ah, ok. Cioè, alla fine si era qualificato il Genoa. Però sai che Preziosi, sì, non aveva soldi, eccetera, eccetera. Si è qualificato il Torino. E poi giustamente lui si è andato all'Atletico Madrid, no? E lui è andato nel calcio che conta. Sì, ma poverino. Bene. Bene, tocca a me. Questo ci sta. È italiano, si vede. Ecco, già questo è un indizio. Ok, non lo conosci come tatuaggio, quindi non ti viene subito immediato, no? No, sto provando a leggere. No, quindi, ok, no. Guarda, secondo me sarebbe anche inutile chiederti il campionato. Sei italiano, alla fine. Anche qui, volendo, se vuoi giocarti un indizio, ti posso dire quando si è trasferito esattamente. Allora, me lo tengo per la parte finale, questo indizio, magari. Dimmi il ruolo, vabbè. Ti guardo FIFA 18, eh. Esterno destro, sì. È nella prima parte di classifica o nella seconda parte di classifica?
prima parte è molto alto. Cioè, prime quattro, diciamo. Allora, la Juventus chi ha? Ah, Bernardeschi. La tua risposta definitiva. Vabbè, proprio Bernardeschi a sto punto. Eccolo! Fede Bernardeschi. Allora, questa qua, che ti invio adesso, è storicamente facilissima. Nel senso che... è famoso, per chi... tatuaggio. Lui non tanto. Lui non tanto, ma il tatuaggio è molto famoso. E se noti bene, puoi anche capire chi è, perché ci sono due giocatori lì. Un centimetro dalla gloria. Sì, è molto famoso. Io proprio che non lo so qual è questo tatuaggio, però due giocatori. Non l'avevi mai visto? No, mai visto. Ah, aspetta. Quella traversa? Sì. Mi fa venire in mente? Sì. I mondiali? Sì. Mi fa venire in mente? Sì. L'uomo che vede il mondo al contrario? Sì. È quello? Sì. Mamma mia, Maurizio Piniglia, mi ricordo contro il Brasile, se non sbaglio proprio. Sì, la contro il semifinale, Brasile. Se non sbaglio. Ha preso la traversa proprio all'ultimo minuto, secondo. Al 118esimo, no, tipo. Non pensavo solo fosse anche tatuato. Sì, sì, se l'è tatuato. Eccolo lì, Mauri. Ah, ma dove ce l'ha? Ma sulla faccia. No, ma non penso sia lì comunque. Ah, ok, mi viene una foto a caso, ok, sì. Mamma, Maurizio, se l'è tatuato quindi, mazzo. Sì, se l'è tatuato. Dovrebbe essere forse al no. Penso al polpaccio. Alla schiena forse. Quanto ci sono rimasto male quando non è entrato quel pallone. Meritava il Cile, eh? Meritava un casino. Adesso ti invio questo che dovrebbe essere l'ultimo di questo episodio. Sì, è l'ultimo. È l'ultimo. Forse se conosci il giocatore probabilmente conosci anche il tatuaggio e quindi lo indovini subito. Però te lo invio comunque. Schifo è. Guarda, ce ne ho uno della mia squadra che tatuaggio tatuato così. Ho capito chi dici, ma... Hai capito chi dico? Sì, però ti dico che lui è un serpente. Quel terzino sinistro. Ah, terzino sinistro. No, io pensavo a Nainggolan. No. Dimmi tu dove vuoi iniziare. Dimmi chi è. Ah, ok, allora è... No, altro tipo. Cosa mi hai detto all'inizio? Se conosci il giocatore? Sì, perché diciamo che il giocatore è abbastanza famoso, abbastanza virale, ecco, virale. Dimmi la nazionalità. La nazionalità è italiana. Diciamo che è amato. È amato? Dai, no, ma sei un pirla, me l'hai detto. No, volevo metterlo perché... Cioè, pensavo non capissi così. Dai, ma me l'hai praticamente detto. Vabbè, ma... Ciciretti. Dai, ma perché non... Pensavo non lo capissi. È un ex romanista, se non sbaglio, giocando a Primavera. Sì, Primavera. Quindi, come al solito, in ogni nostro video è praticamente finito in parità, un pari 3 amichevole, come sempre. Fateci sapere se volete, ovviamente, un altro episodio di questo genere. Noi ve lo facciamo volentieri perché sono bellissimi. Bellissimi, sì, da registrare, da editare, tutto. Tutto bello. Tutto. Ragazzi, mi raccomando, superiamo i 2000 mi piace. Vi ricordo che a giorni uscirà anche l'episodio sul canale di Seppos, quindi passateci. Venitelo a vedere perché c'è la rivincita e chissà mai. Che questa volta non finisca in parità. Mi raccomando, lasciate un mi piace, seguitemi su Instagram e al suo Instagram, ovviamente tutti i social in descrizione. Vi definito da Giant e Seppos, è tutto. Bello. Ciao.